Innanzitutto voglio ringraziarvi per questa opportunità. Il dibattito sul PNRR in Italia è stato per mesi una asfissiante litania di signor sì e di esternazioni sulla falsariga "è il miglior piano del governo dei migliori", ma è sotto gli occhi di tutti come il piano presentato dall'Italia sia ben lontano dal rappresentare quel cambio di passo che ci aspettavamo. Le priorità sulle quali il mio paese avrebbe dovuto puntare sono le donne, i giovani, il mezzogiorno. La scelta invece di rendere questi tre aspetti delle priorità trasversali tradisce in realtà una mancanza di visione e una mancanza di concretezza. Per un paese come l'Italia, con un tasso di disoccupazione giovanile tra i più alti d'Europa, in particolare nelle regioni del mezzogiorno, e faccio degli esempi, la Campania, la Sicilia al 53,6% di disoccupazione giovanile, la Calabria al 52,7%, io mi sarei aspettata un pilastro intero dedicato ai giovani. Fonti dei ministeri ci dicono che le misure attualmente previste dal piano dovrebbero portare ad un miglioramento dell'occupazione giovanile ben del più 4,9%. Francamente, io trovo questo dato deludente. Mancano in ogni caso dei riferimenti specifici agli obiettivi che si vogliono raggiungere. E quando parlo di obiettivi, intendo obiettivi chiari, monitorabili, ad esempio il numero dei NEET o ancora i giovani che lasciano il paese per trovare lavori dignitosi e all'altezza delle loro aspettative e delle loro competenze. Sulle donne, poi, sono stati fatti gli stessi errori. La creazione di un sistema che certifichi la parità dei sessi, una certificazione quindi per le imprese, è sì un'iniziativa lodevole, ma poco incisiva, perché è sprovvista di meccanismi di premialità e sanzionatori. Insomma, troppo tardi e troppo poco. Sul mezzogiorno, poi, ecco, avrei bisogno di un bel po' di minuti per descrivervi quanto fatto. Assieme ai miei colleghi, infatti, ho insistito sulla necessità di rispettare le basi giuridiche e del regolamento e del trattato del funzionamento dell'Unione Europea. Questi sono quelli della politica di coesione. Bene, l'RRF nasce come risposta agli squilibri creati dall'impatto economico e sociale della pandemia. I territori che già arrancavano e quindi presentavano tutta una serie di fragilità sono stati colpiti in modo sproporzionato. Queste risorse quindi andavano concentrate per rilanciare la transizione verde e digitale proprio nelle aree del paese storicamente dimenticate dai governi italiani, quindi il Sud. Non è un mistero poi che la spesa ordinaria degli investimenti al Sud negli ultimi decenni è calata in modo vertiginoso e i fondi della politica regionale sono stati usati in modo sostitutivo agli investimenti nazionali, invece di essere aggiuntivi. Non solo, il trucchetto del piano, e spero non si realizzi, è quello di impacchettare vecchi progetti, cosiddetti coerenti o sponda, per le regioni del Sud Italia e concentrare progetti innovativi invece nelle regioni o territori già performanti. Sulla mobilità urbana, per esempio, non vorrei che fossero premiati soltanto i comuni con una maggiore capacità amministrativa o il necessario spazio fiscale per realizzarli, quei progetti. Innanzitutto introdurre quei meccanismi premiali o sanzionatori di cui parlavo per rilanciare l'occupazione femminile. I sistemi di certificazione, fini a loro se stessi, non sono abbastanza. Il piano italiano avrà un maggiore impatto proprio in quei settori in cui le donne sono tradizionalmente poco rappresentate. Ecco perché mi sarei aspettata risorse ingenti, una vera e propria rivoluzione nell'approccio alla parità di genere. Così non è stato. Infatti, il piano italiano parla ancora in alcuni casi di misure volte a conciliare la vita lavorativa e le attività di cura, quando in altri paesi membri dell'Unione Europea, si parla da tempo di condivisione delle cure parentali. Un esempio su tutti, il congedo parentale è ancora troppo corto, se lo paragoniamo ad esempio al modello scandinavo o se lo paragoniamo al modello francese. Sugli asili nido, per esempio, è bene che il piano abbia intenzione di creare 228.000 posti di lavoro in più,
Ma come facciamo a valutare l'impatto se una stima degli attuali bisogni non c'è, senza di essa? Infatti, il target per la copertura del 33% dei bambini in età dai 0 ai 6 anni avrebbe dovuto essere raggiunta dall'Italia già nel 2010. Come facciamo a dire che la creazione di questi posti in asili nido farà davvero la differenza, senza avere una dimensione territoriale dell'impatto previsto? Per il rilancio del sistema produttivo, la piena inclusione delle donne nel mercato del lavoro è quindi fondamentale. Poi, nelle regioni meridionali, le stesse dove il divario di tassi di occupazione tra i sessi è tra i più alti d'Europa, andavano rafforzate le misure rivolte a ridurre le discriminazioni in fase di recruiting o di selezione. Alcune proposte, è vero, vanno nella giusta direzione, come ad esempio quella di rafforzare l'imprenditoria femminile o rivedere le politiche attive del lavoro in generale, ma bisogna sostanziarle con misure puntuali. Sono proposte fatte dalle organizzazioni, dagli stakeholders che hanno fatto pressioni costanti in questi mesi. Penso ad esempio alla bellissima esperienza del Giusto Mezzo. Ben inteso, io continuerò a fare le pulci alle misure e alle riforme che il governo italiano introdurrà nei prossimi mesi e nei prossimi anni.